Ospite italiano Fabrizio Gifuri, che aveva certo bisogno di presentazione. Intanto lei ha presentato questo lavoro teatrale interessante che è propedeutico al film su Aldo Moro, uno spaccato della storia d'Italia, uno spaccato triste, tragico, che impone delle riflessioni. Sì, è uno spettacolo che, a cui ho iniziato a lavorare 5 anni fa, prima del 2018, ha debuttato nel 2018 in occasione dei 40 anni della morte di Aldo Moro. È uno studio che inaugurò il Salone Internazionale del Libro di Torino. Poi da quella data ho deciso di portarlo in teatro, ed è, io credo, io lo chiamo un piccolo esperimento scientifico, nel senso che si tratta di verificare quanto queste carte, a distanza di più di 40 anni, abbiano ancora un impatto emotivo, un impatto, quanto riescano a toccare con il proprio calore una comunità così distratta e così lontana da quegli anni come quella in cui viviamo. Sono stati anni terribili, terrorismo, e queste carte erano le lettere dal carcere di Aldo Moro, le lettere dove chiedeva di essere salvato. Sì, erano un centinaio di lettere circa, e soprattutto un testo di straordinaria importanza che va sotto nome di Memoriale Moro, che erano tutte le risposte che Moro diede nel cosiddetto processo rivoluzionario, in parte considerazioni autonome che lui iniziò a stendere su carta.